Ma mica lo devi fare per me, lo devi fare per te. Prego. Aspettiamo qui da in vacanza. Ragazzi, facciamo, sono le 12:10 quasi. Io ti mister, buongiorno. Buongiorno. Tu chiedere chi perde le partite e poi si gioca dopo pochi giorni. Meno male che abbiamo finito in campo, perché abbiamo la possibilità di riscattarci. Chi invece vince una partita così importante è la stessa cosa, oppure magari avresti voluto godertela per qualche No, no, ma io accetto sempre con grande disinvoltura quello che propone il calendario. Se il calendario propone questo, noi dobbiamo attrezzarci affinché anche domani sera sia una partita importante e che porti i punti, perché stare a cullarci su... Anzi, sai che ti dico che forse è meglio che si gioca subito, perché sennò passavamo una settimana a complimenti di qua, di sotto, di sopra, bum, tutte cose che poi sì fanno piacere, ma alla fine lasciano il tempo che trovano, perché una squadra forte, una squadra che vuole mentalizzarsi, una squadra che vuole crescere, che ha desiderio di fare un certo tipo di campionato, non può stare a pensare troppo a quello che è successo un minuto fa. La partita di Benevento nelle nostre menti deve essere stata accantonata. Ancora abbiamo finito di giocare 9, alle 11 diciamo, alle 11 un minuto già deve passare agli atti, in archivio, al di là del risultato, qualsiasi risultato poi fosse venuto fuori, perché il calendario ci impone di giocare subito, perché se vogliamo crescere dobbiamo far diventare la sfida successiva come la più importante dell'anno. E oggi per noi la più importante dell'anno è Brescia, poi sarà Lentella e poi chi verrà al Frosinone, eccetera, 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 eccetera. Perché non possiamo permetterci neanche il tempo di gioire. Questo lo devono fare i tifosi, è giusto che i tifosi... sono molto contento di questo, perché finalmente gli abbiamo fatto fare un viaggio di ritorno un po' sereno, per cui questa è una cosa che mi riempie veramente di gioia, però ecco, va più che altro per loro, noi dobbiamo pensare ad altro. Ma il rischio di un certo pagamento, vero, Roberto? Beh, io non sto nell'animo e nelle coscienze dei giocatori, perché faccio l'allenatore e non ho queste facoltà. Io posso stimolare le cose e stai tranquillo che la cosa l'ho molto stimolata. Credo che i giocatori l'abbiano... No, io non sono pagato di nulla, perché vince una partita, insomma, non è che mi cambia la vita. E è chiaro che mi fa molto piacere, perché poi per un allenatore vedere che la squadra, insomma, si comporta ad una certa maniera, gli fa molto piacere. Però io ho parlato con loro lo sanno bene, credo che la squadra da questo punto di vista è mentalizzata, sa bene che non potranno esserci cali di attenzione e cali di concentrazione. E dentro a fare i cinici dell'altro giorno, no? Che ti anticipava, prevedeva una partita tipo Manchester City Monaco, bisogna avere qualcosa in più che poi non ha. Se è andato vicino. A vedere un po' anche come è andata l'ultima partita, Brescia Cittadella, sì. Anche questa sembrerebbe una partita delle premesse vivace, no? Beh sì, il Brescia ha fatto una buonissima gara contro il Cittadella, ha vinto bene. Ha fatto veramente, veramente molto bene. Il Brescia è una squadra che era partita molto forte, ha dei giocatori veramente interessanti, perché in questa categoria, oltre a conoscerla bene, insomma, ci sono giocatori in quella squadra che fanno anche la differenza, ha dei giovani molto interessanti. Potrei citare tra i meno giovani, chiaramente Caracciolo, ormai per questa categoria, insomma, un po' come per noi Floro Flores, un giocatore che fa la differenza secondo me. E poi c'è un gruppo di giovani molto interessanti, molto veloce. È stata molto sfortunata in alcune gare, io non, come al solito, non ho vista più di qualcuna, ha raccolto meno di quanto onestamente meritava in queste ultime partite. E invece poi con il Cittadella ha raccolto quello che meritava, anche se è vero che poi il Cittadella ha giocato in 10, però insomma non è mai facile. Sì, però io ce l'ha avuto anche il Brescia, ha fatto 4 gol il Brescia, ripeto, probabilmente l'espulsione del Cittadella ha un po' condizionato la partita, però poi li devi fare i gol, quindi ha fatto veramente una buona gara, è un avversario veramente di grande, da prendere veramente con grande attenzione, io la squadra gliel'ho già detto, per noi oggi la partita di domani, la partita di Brescia dovrà essere identica, spiccicata a quella
con il Benevento, con la stessa attenzione, con lo stesso rispetto, senza pensare che, senza guardare la classifica, per cui ci vuole veramente grandissima umiltà, altrimenti in questo campionato fai poca strada. E io credo che dopo la gara con il Benevento avessi fatto un po' i conti rispetto alla decisione del turnover, no? Nel senso capire sì. Come siete messi, diciamo. Sì, è probabile, è molto probabile. Però oggi non mi chiedete chi, perché ieri la squadra l'ho divisa, perché chi ha giocato chiaramente ieri ha fatto poco, ho allenato solo il gruppo di quei ragazzi che aveva fatto meno minuti, oggi tra virgolette ci rimetteremo insieme e andremo a parlare dettagliatamente. Qualcuno ha qualche problemino ed è chiaro che, anche se non sono problemini gravi, è chiaro che a distanza di due giorni chi è mezzo e mezzo non lo vado sicuramente a impiegare. Non sono cose gravi, però è da valutare bene. Quindi sono tutte situazioni che andremo a... recuperato dai, invece, no? Non credo che per questa partita sarà disponibile. Gli altri dubbi, era uscito con un problemino anche Capradossi, quindi c'è da vedere un po' di cose. Però guardate, quello che io vi dico adesso può cambiare, dopo sembra che io vi sto dicendo una cosa per un'altra e mi date pure del bugiardo. Invece può cambiare domani, perché ci sono ancora 24 ore, per cui non lo so, la partita è domani sera, quindi c'è tempo ancora. Ma faccio una domanda all'allenatore che vede il bicchiere mezzo vuoto, sì. Non mezzo pieno. Siamo tutti quanti venuti fuori in modo abbastanza esaltato da una vittoria esaltante, anche se come tutte le vittorie belle poi che finiscono 4-3 nasconde anche del magagne sotto, no? Ci sono stati dei problemi. Ecco, chiedo all'allenatore che vede le cose con un bicchiere mezzo vuoto, cos'è l'aspetto che ti è piaciuto meno della squadra Benevento? Disfunzioni difensive, qualche disattenzione, cos'è che non ti è piaciuto? Io quando ci sono queste partite, è chiaro che gli aspetti negativi li dico direttamente agli interessati, non mi piace mettere in piazza, l'ho sempre fatto così, le nostre insomma, criticità, diciamo così. Tutte le partite ci sono cose belle e cose meno belle. Mi dispiace che in questi due giorni si sia messo, insomma, dice, la difesa ha fatto male, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io dico che è vero, abbiamo preso 3 gol, però ne abbiamo fatti 4, insomma. Abbiamo giocato contro una squadra che fa del potenziale offensivo la sua arma migliore, che ha messo in grande difficoltà tutte le squadre di questo campionato, perché ha dei giocatori davanti veramente molto molto difficili da contenere, gente rapidissima, gente molto veloce. E questo è un aspetto che va considerato. Poi è normale, noi oggi siamo una squadra, per andare a fare 4 gol a Benevento, non li fai 4 gol a Benevento, hai capito? Allora, se vogliamo fare il fortino e non prende neanche un gol, stai tranquillo che io ti faccio finire tutte le partite 0-0. Puoi stare tranquillo. Però poi dopo voi venite qui e dite, cavolo, non facciamo un tiro, non facciamo un cross, non facciamo... mi dispiace, che dopo si passa, da. Vi ricordate qualche settimana fa quando mettevate in grande risalto la grande tenuta difensiva e dicevate, però i punti non segnano, quello non fa gol... ed era un aspetto che dovevamo migliorare. Ora l'abbiamo migliorato e chiaramente per farlo in maniera così, che non andiamo ad aggredire alti, i difensori a volte fanno spesso l'uno contro uno, quello è un discorso che a me piace molto l'uno contro uno, l'ho fatto in passato spesso, però va messo dentro nel tempo. Se poi in più giochi contro Ceravolo, contro Ciceretti, contro Falco, contro Cissé, gente velocissima, è normale che qualcosa vuoi concedere. Però io dico che la strada è questa, cercando chiaramente poi di migliorare alcune cose a livello difensivo. Poi magari ci saranno partite dove difenderemo molto bene, però avremo tirato meno. Oggi, se devo fare una scelta, preferisco questa, perché noi dobbiamo andare a cercare, se vogliamo fare sempre degli step in avanti, abbiamo bisogno di vincere le partite. Per vincere le partite c'è bisogno di segnare. Se vuoi segnare, la coperta la devi tirare un po' più là e di dietro può rimanere leggermente anche corta. Se è stata determinante con segno, perché poi chiudere il gioco per il giocatore, per cui a un certo punto è stata determinante la mossa squadra. Ma quello poi è un discorso che rientra nei compiti di un allenatore, leggere che magari in quel momento ormai, anche perché poi noi abbiamo dei problemi diversi con i quali partiamo già dall'inizio, che sono quelli della tenuta di alcuni giocatori,
a volte io domenica volevo fare dei cambi, non li ho potuto fare perché poi ho perso Macek, perché si era fatto male. Macek per esempio non era un cambio preventivato, perché Macek è uno di quelli che fisicamente sta meglio dei nuovi arrivati, e invece l'ho dovuto cambiare, volevo fare un'altra cosa. Poi alla fine ne volevo fare, c'era, come si chiama, ci avevamo diffidati, c'era Sabelli, no diffidato, scusa, c'era Sabelli ammonito, c'era Tonucci, era stato ammonito, con quei giocatori, avere due giocatori col giallo può diventare un pericolo, il campo era scivoloso, sai, c'erano 2000 cose che abbiamo pensato, ho pensato che gli ultimi 20-25 minuti forse era meglio, insomma, un attimino essere un po' più conservativi. No, ragazzi, è stato molto bene. Se però prendevamo gol, lo sapete che dicevate? Cagare lì, ci siamo abbassati, ha sbagliato il cambio, perché ha messo un difensore più, ha dato un segnale, che io quella scelta lì la volevo fare quasi subito. La scelta di Suárez, dopo 5-10 minuti già me volevo mettere così. Però potevo dare un segnale alla squadra, dice l'allenatore, c'è il braccino corto, ora perché dopo così, dopo la lettura vostra, che fate sempre 13, perché la schedina la giocate lunedì, sarebbe stata quella di dire, vedi l'allenatore si è tirato indietro, ha dato un segnale alla squadra, invece poi abbiamo vinto, grande mossa. Ma io sono abituato, diciamo, no, ma io so fare una battuta su questo, Franco, non è calcio, no, lo no, sai, così. Il calcio è che si può discutere, ma certo, anche certo, per sei giorni, no, ma va benissimo, fai la mossa, sì, 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 no, però ti dico, in passato è capitato che magari fai una cosa del genere e ti dicono, ma te sei difeso, era normale, ci siamo abbassati e abbiamo preso il gol. Invece no, secondo me è stato giusto, perché noi avevamo giocato quasi tutta la partita con l'uomo contro l'uomo, perché spesso Ciceretti da solo contro Morleo, di qua ci sei contro Sabelli, Falco quando andava a profondità se la vedeva con uno dei due difensori centrali, poi c'era Celavo, insomma è stata una cosa, diciamo, conservativa, e devo dire è stata una cosa conservativa e devo dire che ha portato i suoi frutti, perché abbiamo portato a casa i risultati. Ma onestamente era la cosa giusta da fare, al di là di come sarebbe finita. Sì, al di là di come sarebbe finito. Cambio, si sono resi pericolosi solo due volte, sì, sì, dalla distanza, non sono entrati più dopo il cambio. No, sono entrati più. No, no, poi sai che c'è, che noi un'altra cosa importante, avevamo bisogno anche di alzare un po' i centimetri, perché questa cosa è ben nota, non è che siamo una squadra con tantissimi centimetri, onestamente, e quindi avere un saltatore di più nei minuti finali, dove immaginavo potessero cominciare ad arrivare spioventi in area o palle native, poteva essere d'aiuto, e così è stato. Posso essere? Prego. Diciamo che va tutto come deve andare, le prossime partite vengono affrontate come quella col Benevento, sì. Diciamo, l'entusiasmo già dopo Benevento era altissimo tra i tifosi, ma anche tra i calciatori, che si fanno vedere alla fine della partita. Fra 13 giorni qui a Bari Frosinone scoppia la bolgia, 30.000 persone, 35.000 persone. L'entusiasmo in questo momento delicato in cui, diciamo, la squadra è partita anche verso le classifiche alte, come si utilizza, si gestisce, si cavalca, si limita? Cioè, lei che tipo di approccio ha nei confronti di accensione? Che qui, e poi insomma, lo vedrai, così oggi si deprime tremendamente, oppure scoppia le voglie dal tifoso. Questo clima, diciamo, che stanno preparando i petardi. Ma noi siamo, io sono contento di questo, però noi dobbiamo uscire da questa prospettiva, cioè noi dobbiamo dare la possibilità alla gente di fare questo, senza però essere dentro ai discorsi di up and down, noi non ce lo possiamo permettere, noi dobbiamo avere sempre la stessa linea di comportamento, che prevede grande impegno, grande costanza, atteggiamenti giusti, quello che serve a una squadra per arrivare a determinati risultati, o quantomeno cercare di arrivarci e di provare a farlo sempre con la coscienza giusta, senza poter dire potevo fare questo, non l'ho fatto, forse era meglio se facevo questo. No, non dobbiamo lasciare nulla al caso. Poi i nostri comportamenti e i risultati saranno poi questo, quello che i tifosi faranno, perché è chiaro, se tu vinci i tifosi sono contenti, ed è giusto, io sono contento che c'è entusiasmo, sono felicissimo di vedere lo stadio pieno, non mi interessa nulla delle pressioni, più ce ne stanno meglio è. E questa è una gioia, tornare da Benevento, i tifosi che suonano il clacson, che si fermano a mangiare il panino distesi, questo a me fa molto piacere, però noi non possiamo assolutissimamente, visto che facciamo questo mestiere, farci trascinare troppo dall'onda dell'entusiasmo, o meglio, l'onda dell'entusiasmo deve essere un compagno di squadra, non una cosa che ti fa poi perdere di vista l'obiettivo vero, che è quello di rimanere concentrati,
di stare lì sul pezzo, di allenarsi bene, di vivere bene, di fare una vita privata perfetta, di riposare, tutto quello che noi dobbiamo, ci abbiamo bisogno di queste cose qua noi, più l'entusiasmo del pubblico. L'entusiasmo del pubblico lo decidiamo noi, dipende solo da noi, da quello che riusciremo a fare. Più facciamo cose fatte bene, e qui sono convinto che ogni settimana ci sarà un settore in più che si riempie, fino a portarne, io mi auguro, quelli che ho visto qualche anno fa su YouTube. No, l'ho visti anche dal vivo un anno, con un famoso lavoro raccontato, in un famoso Parma, Bari Parma. Si fa che Frodo sia un giocatore di una categoria, lo sappiamo. Sì. No? Io voglio parlare di Galani in questo momento, perché è stata una vostra intuizione, una intuizione, una scelta anche di portare Galani. Sta stupendo anche te dal punto di vista relativo, perché Galani è stato sempre un buon giocatore, però non ha fatto tantissimi gol, di incontro Un anno a Bari ne fece 13. Giusto. Però parliamo di tutta la stagione, qui stiamo parlando di 4 gol in 5 partite, giusto? 4 in 4. E sta stupendo dal punto di vista dell'esercizio Galano? No, guarda, io ti dico questo, io non mi sta stupendo Galano, ci speravo, insomma, per me è un giocatore che ha qualità e dipende solo esclusivamente da lui, il suo apporto alla squadra, perché è un giocatore che, se è giusto con la testa, in questa categoria fa la differenza. Però io non voglio parlare dei singoli, perché le fortune nostre e le performance di Galano passano attraverso il lavoro della squadra. Le fortune nostre e i gol e le fortune di Floro Flores, che è un giocatore importantissimo, passano attraverso il lavoro della squadra, anche di quelli che non giocano e mantengono l'ambiente sereno. Perché tutto questo non potrebbe accadere se non ci fosse una grossa unione. Per cui io non mi piace molto parlare dei singoli. I singoli tanto hanno lodi e pacche sulle spalle ogni giorno dopo aver fatto prestazioni del genere. Io mi soffermo sempre di più sull'aspetto degli altri ragazzi che hanno in questo momento i riflettori, pochi riflettori puntati addosso, e invece io vi posso garantire che sono determinanti e importanti quanto la giocata di Galano, quanto la giocata di Frollo Flores, o che ne so, quanto la parata di Migai, perché non mi va che si parli, non è, mancherebbe, tu fai il tuo lavoro e giustamente mi fai le domande che ritieni più opportune ed è giusto che tu le faccia, anche perché i giornali devono scrivere il personaggio, lo devono sempre trovare. Io però, per me il personaggio è il Bari inteso come gruppo, i 27 componenti della rosa che sono perfetti nei comportamenti, nell'allenamento, e permettono di far giocare bene anche Galano, anche Floro Flores, anche Salsano piuttosto che Bascia, e noi dobbiamo essere questi, e sono convinto che chi giocherà domani, se io decido di fare turnover, vedrete che farà una partita importante anche qualcuno che magari nelle ultime settimane ha avuto meno spazio. Il gruppo è fondamentale, nessun singolo può permettersi di fare le cose fatte bene se dietro non c'è un gruppo e una squadra che rema dalla stessa parte, che è concentrata e che permette a questi giocatori di giocare con grande serenità. Solo così si possono ottenere risultati. 11 giocatori non bastano se gli altri vivono, diciamo, in un'altra parrocchia. Un'ultima domanda che mi riguarda. Prego. Tu hai detto l'altro giorno, ma quindi si dice che aprile sia il mese sì. determinato per il campionato, con un salto ci sono tante partite. Sì. Però se la sensazione in questo momento, alla luce dei risultati dell'ultima giornata, neanche un pareggio, soltanto un vittorie o sconfitte, si sta legando un po' la griglia di partenza per lo sprint finale, no? Ha un senso il fatto che ci sia un pareggio, che tutti abbiano rischiato qualcosa? Sì, certo, questo sì, sicuramente c'è un senso. Però io continuo a ripetere che la classifica è molto molto corta. Si accorcia, ogni domenica succede qualcosa. Stavo guardando la classifica parziale da novembre a oggi, se provate a farla ci sono delle sorprese impressionanti. Molto molto bene il Trapani, che per esempio è chiaro che a quella classifica poi ce ne mettere un altro pezzo che è quello che sta, quello dell'inizio, però ci sono cose interessanti da vedere. Ti rendi conto anche del percorso di alcune squadre, dello stato di forma di alcune squadre. Ecco perché io l'altro giorno, quando dicevo, non mi ricordo chi mai ha fatto questa domanda, e mi dicevo, ma sto momento un po' così, ma, parlando del Bari chiaramente, ma momento un po' così, no, gli avevo detto, perché se andiamo a guardare il parziale, noi oggi siamo a 3 punti dal primo posto, sì, quindi
vuol dire che abbiamo fatto una buona striscia, che poteva essere sicuramente anche migliore. Frosinone e Spalla sono primi, poi c'è il Benevento e poi ci siamo noi. Noi siamo a 24, il Benevento a 25, e il Frosinone e la Spalla a 27. Quindi alla classifica lì sarebbe una bella classifica, insomma, te la giochi, una partita di differenza te la puoi giocare tranquillamente. Però questo non conta niente, perché poi il campionato non è che è partito a novembre, il campionato è partito prima, quindi... Però a questo serve per guardare... Sì, per fotografare il momento e queste squadre che stanno facendo una striscia abbastanza buona, tra le quali c'è l'Avellino, per esempio, c'è anche il Trapani che si è rimessa in corsa molto molto bene, e dietro magari ci sono delle sorprese. Detto ciò, credo comunque, ancora sono convinto che aprile sia il periodo migliore per trarre dei giudizi, non posso dire definitivi, però molto, molto vicini. Ieri Sky ha nominato il Bari corazzata da Corossi. Vabbè, sì. Poi magari le corazzate a fine campionato si possono giudicare tali. Altre domande? Senti, mi interesserebbe sapere, io l'ho visto in crescita, però poi dipende dal momento della partita. Sicuramente in crescita rispetto alla prima apparizione, parlo di Greco. Sì. Quanti minuti ha adesso secondo te? Cioè può essere arrivato il momento di lanciare? Sì, subito? Può darsi di sì, perché anche perché se questi abbiamo presi e li vogliamo anche vedere, insomma, e bisogna farli anche un po' giocare. Sì, perché tanto è solo un altro che sta montando secondo me di rabbia agonistica forte, che vorrebbe esplodere da un momento all'altro, è Parigini, no? Beh, Parigini ha giocato, però le prime tre partite ha fatto da titolare, sì, il problema è che come lo metti, no, vabbè, ma Parigini può giocare tranquillamente, no, ma dipende, cioè, Parigini è un giocatore chiaramente d'attacco, che ha delle caratteristiche, noi abbiamo scelto dei giocatori che avessero anche un po' caratteristiche diverse, quindi tutti servono alla causa. Non è detto che Parigini possa giocare alla prossima gara, perché Parigini fa parte di questo, c'è anche Furlani che sta molto bene, tra le altre cose, e Grego, ripeto, questi giocatori che sono arrivati, rispetto agli altri che non hanno grandissimo minutaggio, dobbiamo pure un attimino dargli la possibilità di farlo crescere questo minutaggio, come direte voi, solo giocando, per cui facendo le cose col massimo equilibrio e non andando mai a scompensare il discorso squadra, il discorso appunto equilibrio di squadra, dovremmo provare comunque anche a farli giocare. Dai, Stefano, noi siamo rimasti, pur rispettando le scelte dell'allenatore, perché ognuno poi c'è il suo, certo, siamo rimasti un attimo perplessi in una situazione analoga al giovedì andata, davanti al turnover di 6-7 elementi, sì, da una partita all'altra. Io non so se, io non credo che tu appartenga a questa, che a te piaccia, beh, questa filosofia, perché cambiando dipende, tutta diventa molto. No, tutta non, però io 6-7, però secondo me se hai giocatori all'altezza, se hai fatto una rosa all'altezza, altrimenti, ripeto, avere i giocatori e poi non vederli, che l'hai fatto fare? Per sperare che poi qualcuno si faccia male, è come darsi, dice no, se si fa male gioca, e se non si fa male, siccome noi abbiamo tanti giocatori all'altezza, adesso io dico che i valori sono quasi molto simili, devi anche sfruttarla, questo è il turnover, se è fatto bene, se la squadra è giusta è una risorsa, poi nel numero non lo so, certo tutti e 11 non li puoi cambiare, però a me è capitato in passato per esempio di cambiarne 4, di cambiarne anche 5, poi dipende in che ruoli, perché poi il turnover dipende pure molto in quali ruoli lo vai a fare, capito? E quindi sono valutazioni che vanno fatte, ripeto, il gruppo va salvaguardato, sennò si rischia di avere due squadre, certo, una che partecipa e una che è comprimaria. No, le perdi, le altre li perdi. Però siccome poi arriverà un momento che tu c'hai bisogno anche degli altri, se fino ad ora hanno fatto i comprimari, poi sugli altri non ci puoi più fare affidamento, e allora è inutile che hai fatto una squadra, hai preso 10 elementi e poi ne fai giocare sempre 11. Non serve a nulla. Va bene? Grazie. Grazie a tutti. Buona domenica. Altrettanto.